Sono l'insegnante Daniela Guarino, laureata in lettere moderne, abilitata precaria. Io sono Giovanni Costanzo, laureato in filosofia, docente di lettere in una scuola media. Mi chiamo Irene Anastasi, sono una professoressa di lettere e sono una precaria. Anche quest'anno. Sono Vera Aimo, sono laureata in architettura e insegno tecnologia. Questo è il mio primo anno di. Mi chiamo Boris Dentitarzia, sono docente di percussioni presso la scuola media di Assago e sono Ciao, precario. buonasera, sono Ettore Leccese, docente di tromba AL77 alle scuole medie di Brugherio. Quest'anno è stato dal punto di vista didattico un anno positivo, invece dal punto di vista emotivo un anno ricco di tensione, di angoscia. Perché? Perché io con i miei colleghi abbiamo vissuto l'ansia del DDL di Renzi. Noi pensiamo soprattutto al futuro della scuola italiana, che se dovesse passare questo decreto non ci sarà mai più. Essendo il ruolo da 10 anni, quest'anno non è stato particolarmente differente dagli anni precedenti, però mi rendo conto che invece è così per i colleghi precari, soprattutto relativamente al decreto legge sulla scuola, che sta procedendo i suoi iter parlamentari con evidenti intoppi, anche perché si parla di maxi emendamenti e altre cose varie e non si sa come andrà a finire. Forse per l'anno prossimo mi augurerei che questo decreto legge fosse, se non proprio ritirato, almeno ripensato decisamente, anche perché non vedo tutta questa fretta nel dover organizzare tutte le cose in un'estate per l'inizio scolastico a Anche settembre. quest'anno ho finito di lavorare il 7 di giugno e purtroppo quindi non so nemmeno se il prossimo anno mi riconfermeranno e dovrò tornare adesso in Sicilia e non percepirò alcuno stipendio nella speranza di poter prendere almeno la disoccupazione e di poter tornare a lavorare il prossimo anno. Io spererei e mi auguro di tornare nello stesso istituto perché ho lavorato bene con i ragazzi e spero di poter riportare agli esami di terza media, anche perché ho ricevuto grandi manifestazioni non solo d'affetto ma di stima, non solo dalla preside ma anche dai ragazzi, dalle famiglie e sperano in una mia riconferma. Quindi speriamo tanto che la riforma Renzi non passi e che quindi si possa continuare a lavorare come si è fatto fino ad ora. Sono contro il DDL perché secondo me è assolutamente anticostituzionale, perché rischia di togliere lavoro a tutti quei poveri docenti di terza fascia che tengono in piedi la scuola italiana da anni. Questo è il mio primo anno di insegnamento in quanto sono entrata in ruolo con il concorso 2012 ed è stato per me un anno impegnativo dal punto di vista didattico, ma molto turbolento per quanto riguarda tutte queste notizie sulla buona scuola. È stata fatta una proposta di legge che doveva essere basata sulle nostre proposte e invece non ne ha tenuto assolutamente conto. Io ho conosciuto quest'anno molti colleghi precari che hanno moltissima esperienza, i cui sogni saranno azzerati con questa proposta di legge, quindi spero sinceramente che non passi perché sono molto solidale con loro, anche se io ho avuto la fortuna di entrare invece con il concorso. Sono contrario alla riforma di Renzi del DDL semplicemente perché è un abuso contro chi da anni insegna e si prodiga per questa istituzione che siamo noi la buona scuola.